La situazione è drammatica e basterebbe soltanto questo per far capire la drammaticità in cui i funzionari dell'INPS operano a seguito della forte mancanza di personale riconosciuta dall'ente stesso e anche dagli enti governativi in cui versa la sede provinciale di Varese. E non solo, ricordo anche l'agenzia di Luino, di Tradate, di Busto e di Gallarate che versano nelle stesse situazioni. Oggi unitariamente ci sono tutte le sigle qui rappresentate sindacali, noi esprimiamo una forte preoccupazione e siamo qui riuniti in assemblea per decidere i prossimi e successivi adempimenti. Vi anticipiamo che unitariamente chiederemo ovviamente un incontro a tutte le istituzioni del territorio, nella persona del signor prefetto, nella persona del signor presidente della provincia, proprio per esprimere questo forte disagio che oggi c'è in provincia di Varese. Qui non è a rischio l'erogazione tardiva della prestazione, qui è a rischio proprio l'erogazione della prestazione. In Regione Lombardia è stato riconosciuto dall'amministrazione che siamo sotto del 52,7% del personale rispetto a quello che è la forza lavoro. Già questo numero è allarmante e dice tutto. È meno della metà del personale, nonostante siano stati recentemente portati a termine dei concorsi a livello nazionale, ma purtroppo tante persone, in Lombardia credo oltre 300 persone, non hanno aderito al contratto che l'istituto aveva proposto come contratto di lavoro. E non solo, c'è anche un sacco di pensionamenti e di mobilità e di conseguenza si creano ulteriori vacanze d'organico. Respingiamo assolutamente qualsiasi decisione che possa portare a la chiusura di sedi, di agenzie territoriali o di esternalizzazione di servizi, perché costituirebbe un enorme danno sia per quanto riguarda l'utenza ma anche per quanto riguarda noi lavoratori.